Ciao ragazzi, io sono Falco Nero e oggi sono qui per un nuovo video che vorrei dedicare a Bethesda. Come molti di voi sicuramente già sapranno, la compagnia ha infatti annunciato che in occasione del prossimo E3, per la prima volta nella sua storia, farà una propria conferenza e questo ovviamente implica che ci saranno annunci molto grossi o quantomeno almeno uno. Le possibilità sono pressoché infinite, potrebbe succedere praticamente di tutto, ma io personalmente mi aspetto un annuncio in particolare, fra tre che vi proporrò adesso. L'annuncio più scontato, considerando anche che si parla dell'argomento ormai da parecchio tempo, è quello relativo a Dishonored 2, gioco che dovrebbe appunto seguire le orme del suo predecessore che, come tutti ben sappiamo, è stato sicuramente uno dei più bei prodotti lanciati negli ultimi anni, un gioco stealth come non se ne vedevano veramente da tempo. E visto che tutti ormai chiedono a gran voce questo Dishonored 2, effettivamente Bethesda potrebbe avere in cantiere proprio quello, ma non ne sarei così sicuro perché un altro gioco che onestamente mi aspetto a questo evento è sicuramente Fallout 4. Nel canale ne abbiamo parlato non si sa quante volte, ho fatto addirittura un video, non so se l'avete visto, dedicato a come vorrei appunto Fallout 4, ma fino adesso, nonostante tante voci di corridoio, tante indiscrezioni, non si è mosso nulla. Visto e considerato che la serie è tra le più amate, tra le più popolari del globo e che tutti venderebbero un rene o la propria madre per avere Fallout 4, mi auguro vivamente che in occasione di questo E3 l'annuncio che tutti aspettiamo possa finalmente arrivare. E se non dovesse succedere, rimarrei profondamente deluso. Al di là però di Fallout 4 e di Dishonored 2, che se vogliamo sono un po' i giochi più papabili tra quelli che potrebbero essere annunciati in occasione di questo fantomatico evento di Bethesda all'E3, potrebbe esserci la sorpresa delle sorprese. Infatti, nonostante non se ne sia assolutamente parlato, nessuno ne abbia vociferato, non ci siano state indiscrezioni di alcun tipo a riguardo, non è da escludersi che Bethesda possa avere in serbo per noi Skyrim 2, o quantomeno un nuovo titolo ambientato nell'universo di Elder Scrolls, strutturato come Skyrim. Sarebbe chiaramente una cosa che lascerebbe senza fiato parecchia gente, in molti probabilmente avrebbero un infarto in diretta durante le dirette delle tre, ma proprio perché non se ne è parlato, chissà che non possa essere proprio quello il gioco che Bethesda nasconde con tanta cura da ormai diverso tempo. Ad ogni modo, di tempo per ipotizzare, di tempo per studiare un po' la situazione, per vedere se uscirà qualche indiscrezione, qualche leak, qualche rumor ce n'è ancora tanto, perché giugno dista parecchi mesi ancora, ma nell'attesa voglio sapere che cosa ne pensate voi. Vorrei sapere cosa vi piacerebbe che Bethesda annunciasse in occasione delle tre e cosa al contrario pensate sia un po' più difficile che venga annunciato. Per cui aspetto i vostri commenti come al solito qua sotto e ovviamente per qualsiasi cosa mi trovate o su Facebook dove c'è una pagina che magari non avete ancora visto e che trovate in descrizione o su Twitter o su insomma dove vi pare, sto ovunque. Per cui dal vostro Falconer è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!